Allora, come eliminare la tensione generale? Allora, la batteria moderna oramai ha una sola regola, che è quella del non farsi male. Una volta che abbiamo scoperto come non farci male, possiamo suonare sulla batteria come vogliamo, con tutte le posizioni che vogliamo, se vogliamo suonare storti, purché non andiamo a creare però una tensione. Allora, vi spiego più o meno come si potrebbe, anzi, come si può eliminare la tensione in generale. Per eliminare la tensione dobbiamo conoscere qual è qual è il relax, okay? Dobbiamo sapere cosa significa essere rilassati. Quindi, per esempio, il fulcro naturale è quell'esercizio, se vi ricordate, che vi fa scoprire quanto possiamo essere naturali nel tenere la bacchetta, no? Nell'impugnare la bacchetta. Una volta che ho capito con l'esercizio del fulcro naturale che ho fatto già in un altro video, potete andare a vederlo, ho scoperto cosa vuol dire non stringere mai la bacchetta. Cosa vuol dire? Che da questo momento in poi, qualunque cosa faccia con la mano, so dove non devo andare, cioè so dove non devo andare oltre a stringere, dove non c'è, dove la tensione viene fuori, perché so cosa vuol dire. Se io vado oltre, me ne accorgo subito e quindi rilascio. Allora, questo sì che mi consente di fare cose particolarissime, come abbiamo visto. Posso cambiare tutti i fulcri come voglio, anche se sembra che sto stringendo o sembra che faccio fatica, in realtà non c'è mai la fatica, perché praticamente io so dove il relax e so dove comincia la tensione. Detto questo, praticamente sulla mano ho detto tutto. Quali sono gli altri punti che creano tensione? In genere sono, per esempio, i gomiti. Quando noi suoniamo con i gomiti, no? Vediamo, no? Spesso c'erano molti bambini all'inizio fanno questo, perché è normale, cercano di prendere forza da qualche altra parte. Allora, anche alcuni adulti a volte si trovano a fare questo. Allora, la tensione si crea quando noi stiamo, praticamente andiamo a mettere in sforzo una parte del corpo che rimane in sforzo, cioè rimane sotto sforzo, diciamo così, per troppo tempo. Quindi immaginate che adesso io sto col gomito e suono tutto il mio brano così. Per sorreggere questo gomito io sto facendo lavorare un sacco di muscoli che poi andranno ovviamente in tensione, andranno in contrazione e poi da là si bloccano e cominciano a farmi molto male e ci possono essere problemi seri. Allora, come abbiamo risolto il problema delle dita che non stringono più, dobbiamo risolvere questo e c'è un trucco facilissimo che mi hanno insegnato, che è quello di fare proprio un test. Prendete le vostre bacchette, fatele cadere lungo il corpo, fate cadere le braccia lungo il corpo e poi a un certo punto abbandonate la schiena completamente e poi abbandonate pure la testa. Abbandonando la testa, vi rendete conto di cosa vuol dire stare completamente senza tensione. È chiaro che non possiamo suonare la batteria in questo modo. E ora cosa facciamo? Dobbiamo dire al nostro corpo: bene, io voglio stare così rilassato, però semplicemente almeno alzami la colonna vertebrale senza fare sforzi particolari. Ok, e già, già, siamo in una posizione un pochino migliore. Poi cosa diciamo al nostro cervello? Alzami gli avambracci e le braccia senza usare muscoli, non mi serve contrarre. Ah, rilasso. Allora, facendo questo, guardate che succede. Subito abbiamo i gomiti che cadono verso il basso e non vanno verso fuori. Abbiamo le spalle che si sono immediatamente rilassate. Perché un altro dei modi con i quali ci procuriamo la tensione è questo, quello di contrarre le spalle. Quindi magari non apriamo i gomiti, ma contraiamo i muscoli delle spalle, quindi perché cerchiamo di suonare forte magari. Allora, questo è un altro errore gravissimo perché può darvi fastidio, vi può veramente, così dice, creare un sacco di blocchi scapolari, eccetera, eccetera. Quindi anche questo lo risolviamo buttando giù le bacchette in questo modo. Rifacciamo il test. Ah, vedete che le spalle sono completamente rilassate. E adesso sì che sono rilassato in generale. Le mie mani sono rilassate, i gomiti sono rilassati e le spalle pure. Adesso facciamo finta che sto suonando e voglio allargare un po' il gomito. Allargare il gomito per passarci e poi ritornare nello stato di relax non fa male, perché non è questo continuo per un'ora, ma è questo. Magari sto. Lo apro leggermente, poi a un certo punto vado a fare questo e poi ritorno. Cioè è sempre controllata, è una tensione che non esiste in realtà, è solo movimento. E anche la spalla, se si alza leggermente, se si alza senza contrarsi, allora non dà fastidio. Ecco perché a un certo punto noi sulla batteria, vedete, io mi rilasso sul pad, la stessa cosa deve essere sullo set. Non devo mai creare tensione, a meno che non ci vado di passaggio, ci passo un attimo e ci ritorno, senza mai starci troppo. Vi faccio vedere. Per
per esempio. Questa angolazione, come posso eventualmente fare dei movimenti che possono sembrare tesi, ma in realtà sono solo di passaggio e non c'è tensione. Per esempio, esagerato un pochino i movimenti perché volevo farvi vedere come può succedere che si suona a un certo punto, però laddove io mi sposto, mi muovo senza contrarre i muscoli per troppo tempo, addirittura senza contrarli proprio, allora non c'è più tensione e posso avere tutte le posizioni che voglio. L'importante è che ritorno però ad una ad uno stato come si dice, ad uno stato di relax totale. Quindi in realtà il relax non ci abbandona mai, non ci abbandonerà mai più, perché se lo conosciamo e lo riconosciamo non scenderemo più in quei terreni tesi, tra virgolette. Va bene? Ok, ci vediamo alla prossima.